Oggi il grande problema delle marginalità è proprio quello di avere delle persone che hanno delle grandi barriere architettoniche e burocratiche, che non si avvicinano alle istituzioni. In questo modo noi riusciamo a scendere tra la gente, tra le persone, soprattutto dove sono quelle fragilità più importanti, e rendere esigibili i diritti. In questo modo, a mio parere, si dà attuazione anche all'articolo 3 della Costituzione, che mira a rimuovere quegli ostacoli di ordine socio-economico che impediscono il pieno sviluppo della persona. La capacità di una persona in condizioni di totale emarginazione di poter accedere ai servizi in maniera attiva è uno strumento per emergere dall'emarginazione. Se io ho il diritto, la possibilità di ottenere una pensione piuttosto che un accompagnamento, piuttosto che un supporto alla malattia e a una cronicizzazione di una condizione, io sto superando quella condizione di cronicizzazione. Il fatto che dei cittadini che tendenzialmente sono esclusi dalla società o sono formalmente esclusi dalla società possano avvicinarsi a un servizio invece così specifico, così dedicato e così articolato, è un percorso ulteriore verso l'emersione dalla condizione di povertà estrema, e questo è un beneficio per la società intera. Tutti i cittadini devono avere la possibilità di accedere ai benefici assistenziali messi a disposizione dallo Stato. Il progetto INPS per tutti ha l'obiettivo di suscitare nuove domande da parte di chi non ha avuto la possibilità di conoscerli o di accedervi. È stato firmato oggi l'accordo di collaborazione tra INPS e Comune di Napoli per intercettare persone in stato di povertà assoluta, senza tetto o senza fissa dimora, ed individuare i bisogni e la sussistenza dei requisiti utili all'accesso delle prestazioni INPS. Nel 2018 i servizi del Comune di Napoli hanno intercettato ed accolto 1.425 persone, con un incremento del 24% rispetto all'anno precedente. Il territorio metropolitano di Napoli diventa quindi una delle sedi sperimentali dell'iniziativa contro l'emarginazione e per favorire l'integrazione sociale. Attiveremo la compilazione del questionario tanto in strada quanto presso i servizi che con noi collaborano, quindi i drop-in, le mense, i punti doccia e anche chiaramente il punto doccia di ristoro di via Tanucci, che è di pertinenza diretta del Comune di Napoli. Proprio questa struttura verrà invece individuata per il passaggio successivo, vale a dire il contatto che ci sarà poi diretto fra l'utente e la struttura proprio INPS e il funzionario dell'INPS che dovrà valutare la sua pratica. Questo è proprio lo strumento per verificare chi ha i requisiti e quindi può fruire di un servizio anche di emersione dalla povertà estrema. Ma questo è il primo accordo in Italia trilaterale tra il Comune di Napoli, l'INPS col suo presidente nazionale e l'Alleanza contro la povertà. Il quinto accordo in Italia, invece negli altre quattro città è stato bilaterale, però quindi siamo Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino. È molto importante perché mette insieme una rete di competenze e professionalità per le fragilità, per le povertà tradizionali e quelle nuove, per dare opportunità, diritti, una rete sociale, una rete istituzionale, una pagina molto bella per i diritti, per l'attuazione della Costituzione e per l'attuazione, come abbiamo scritto anche nell'accordo, dell'articolo 3 secondo comma della Costituzione, la rimozione degli ostacoli che impediscono alle persone di avere un proprio sviluppo personale. Ecco, Napoli mette al centro la persona, e la novità di questo accordo napoletano è che dentro c'è il terzo settore, l'associazionismo, quindi quel mondo che a Napoli è particolarmente attivo.